Certamente il patriarcato che abbiamo oggi non è quello dei tempi più remoti, più antichi, ma anche semplicemente di 100 anni fa. Perché, e questa è una cosa molto complicata da comprendere e da affrontare, le forme di potere si trasformano nel tempo, non rimangono le stesse. Cioè, se io mi aspetto di vivere o di guardare oggi quello che accadeva agli uomini dell'antichità, nel Medioevo, ovviamente non lo trovo. Però dobbiamo ricordarci che quelle forme di potere si sono trasformate. Oggi gli uomini non immaginano che molte delle cose che subiscono si chiamano patriarcato, mentre invece è così. La corsa affannosa a un successo che sarebbe quantificato sempre dal numero di soldi che fanno, dal numero di donne che hanno, dal numero di beni che hanno, e l'idea che la loro maschilità, cioè il loro essere uomini, dipenda da questo accumulo, è patriarcato. Qualcuno direbbe capitalismo, qualcuno si scorda che il capitalismo è figlio del patriarcato, quindi stiamo parlando sempre della stessa cosa che appunto si è trasformata. L'idea che tutto quello che non è eterosessualità è per me una minaccia, cioè si tratta di possibilità in più che vanno lasciate alle persone e quando non ce le hanno anche agli uomini. Avere una possibilità significa che puoi esercitare una scelta, cioè scopri una libertà. Il movimento MeToo serve a dare, è servito e serve ancora a dare alle donne gli spazi nei quali possono raccontare quello che finora la società gli aveva impedito di raccontare, cioè gli dà questa possibilità, raccontare una storia che le riguarda, che fa scoprire che è una storia che riguarda quasi tutte le donne, cioè tutto un intero genere, e che quindi quella storia ha un valore sociale che va rispettata e le altre parti della società devono prendere atto di queste storie e occuparsene. Scuola e università dovrebbero semplicemente fornire più strumenti, tutto qua, che può essere un corso, può essere un libro, quello che vi pare, ma serve raccontare queste storie che ancora ci raccontiamo troppo poco e che invece riguardano non solo in senso sociale la nostra storia, ma proprio i gesti quotidiani che facciamo tutti i giorni, le parole che usiamo, i linguaggi che usiamo, il modo di rapportarci, il modo in cui costruiamo le nostre reti affettive, familiari, di amici. E quindi sarebbero cose estremamente importanti da sapere, ma che così le releghiamo a un discorso, ecco, appunto, di nicchia, come se fossero un sapere specialistico di poche persone, una cosa molto tecnica, mentre invece è qualcosa che dovremmo raccontare a tutti e a tutti.